salvò al posto della propria vita sua nipote Arianna nel tragico incidente automobilistico di Monteforte Pino del 28 luglio 2013. Nel suo nobile gesto vogliono essere riconosciuti la grande dignità e i molteplici sacrifici di tutti i nonni della provincia di Napoli nel giorno della celebrazione della loro festa. Sacrificò la sua vita per salvare la nipotina Arianna. L'incidente dell'autobus di pellegrini è accaduto a Monteforte Irpino lo scorso 28 luglio. E questa è la motivazione con la quale il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, ha conferito questa mattina nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti la medaglia d'oro alla memoria di Luisa Rocco. Aveva 73 anni nonna Luisa, andava spesso in gita, sempre con lo stesso gruppo, quasi tutti del suo comune, Pozzuoli. Pellegrinaggi per lo più. Fu così anche quel tragico 28 luglio. Il bus giù dalla scarpata sull'autostrada 16 all'altezza di Monteforte Irpino, le vittime salite di recente a 40. Arianna oggi può raccontare quella tragedia. Lo deve a nonna Luisa, al suo coraggio, al suo naturale istinto di protezione. Mentre il bus precipitava, la strinse a sé, facendole scudo con il suo corpo, sacrificando la sua vita per lei. Quella di Luisa Rocco è l'esempio più fulgido tra quelli scelti per celebrare la festa dei nonni. L'iniziativa promossa dal consigliere Enrico Flauto, presidente del comitato promotore, che ha visto la partecipazione dell'assessore alla cultura Francesco De Giovanni, dei consiglieri provinciali Manlio Marano e Salvatore Ricci, ha costituito l'occasione per premiare i nonni più meritevoli. La figura di nonni, ha affermato Pentangelo, è fondamentale in una società dove la coppia è impegnata nel lavoro o, in questi tempi difficili, nella ricerca dello stesso. Presidente, ricordare una nonna che ha sacrificato la propria vita per salvare il nipote? Oggi abbiamo pensato a questo evento per i nonni in genere, sia chiaro che ci teniamo perché sono valori e tradizioni, un legame che nelle famiglie, forse ancora più nel periodo di crisi, si deve avere con tutti quelli che sono i nostri ricordi e con chi a volte spesso anche materialmente aiuta la famiglia o i giovani nell'andare avanti. Legato a questo ricordo mi era rimasto impresso l'episodio dell'incidente di Avellino, perché io andai nell'immediatezza in una visita privata e la bambina volle raccontarmi tutto. Mi è rimasto impresso, ci eravamo lasciati dicendo che lei avrebbe scelto un regalo e mi avrebbe richiamato, però parlava continuamente della nonna. Mi è sembrato giusto che sia di testimonianza per tutti quei nonni, che poi ahimè più di un anziano ha perduto la vita quel giorno. Ora, che la medaglia sia data a lei è perché ho vissuto il rapporto personale, ma è ovvio che questa medaglia idealmente va a tutti quegli anziani che avevano fatto una gita religiosa. Io dicevo in quei giorni che spesso si piange per i morti da velocità, per la strada, giovani, in quel caso era proprio l'esatto contrario, purtroppo il destino si è voluto accanire con queste persone. Il caso di Arianna invece è un caso fortunato, perché ho incontrato prima in via personale i genitori e mi dicevano: noi siamo stati fortunati. Allora, fortunati è che la bimba sta bene, però nello stesso tempo si è perduto un caro, quindi non so, c'è un'atmosfera felice per chi vive, riprende a vivere, e un po' anche triste per chi non c'è più. La medaglia d'oro alla memoria di Luisa Rocco, ha continuato il presidente, vuole essere il riconoscimento ad una nonna che, anche a costo della propria vita, ha cercato ed è riuscita a salvare la propria nipotina in un drammatico incidente che ha scosso tutti noi appena 2 mesi fa. Oggi ricorre la festa dei nonni, per cui come istituzione abbiamo ritenuto opportuno premiare il gesto della signora Rocco, quindi è una medaglia d'oro che daremo con tanta passione. Poi gli altri premiati sono tutti anziani che nel loro percorso di vita hanno dato tanto alla società e alla famiglia. Nell'attuale fase di crisi, ha sottolineato Flauto, il ruolo dei nonni nel contesto sociale sta assumendo sempre maggiore rilievo, fungendo essi da veri e propri ammortizzatori sociali in termini di sostegno economico e pratico alle famiglie e rappresentando forse uno dei principali pilastri del welfare del nostro sistema. È stato un privilegio, ha concluso il consigliere, per noi tributare il giusto omaggio alla memoria di nonna Luisa questa mattina. Abbiamo scelto proprio il suo caso per sottoporlo all'attenzione del Presidente della Repubblica per la tradizionale cerimonia che il Quirinale tiene ogni anno in occasione di questa festa. Consigliere Marano, la festa di nonni, una ricorrenza particolare, un'occasione particolare per ricordare non solo i nonni ma anche una circostanza che ci ha colpito tutti poco tempo fa. Sì, un sacrificio che ci fa comprendere come i nonni
la cui festa si festeggia il 2 ottobre, che per la Chiesa Cattolica è il giorno nel quale si festeggiano gli angeli custodi, sono degli angeli custodi, è il grande sacrificio della signora Rocco, della nonna che ha salvato la propria nipote a costo della propria vita, ci ricorda quello che costituiscono per noi nonni, appunto degli angeli custodi che al di là di insegnarci dei valori, quando possono si sacrificano con la loro vita.